buongiorno a tutti. Beh, mi è stato chiesto di parlare di due parole, di un binomio di parole straordinarie, meravigliose, che sono volontariato e comunità, e mi è stato chiesto anche di farlo in un tempo brevissimo, 5 minuti. Ora, siccome è abbastanza chiaro che non sono Tom Cruise, insomma, si vede, direi che non sono capace di missioni impossibili, perché solo per raccontare la straordinaria ricchezza delle esperienze di volontariato, ma anche le tradizioni associative legate al mondo del volontariato, così come della storia, l'evoluzione del volontariato che spesso intreccia anche la storia del nostro paese e non solo. Sarebbe necessario parlare per giornate intere e ovviamente non è possibile farlo oggi. Allora, per uscire da questa impasse, proverei a parlarvi soltanto di azione volontaria, anche perché parlare di azione volontaria mi permette di parlare di associazione di volontariato giovanile, che forse è quello che interessa di più oggi, e soprattutto della sua evoluzione, ma mi permette anche di sfatare alcuni miti. Il primo mito che vorrei sfatare è che l'azione volontaria dei giovani, delle giovani generazioni è in crisi e che i giovani non si impegnano più. Ecco, tutti gli studi ci indicano che non è vero, che semmai è più corretto parlare di una trasformazione dell'impegno giovanile rispetto alle forme di volontariato che tradizionalmente siamo abituati a vedere, in qualche modo a conoscere e a parlare. Si tratta di un'azione di volontariato sempre meno strutturata, meno organizzata. Qualcuno parla di volontariato estemporaneo e attenzione che qualcuno lo dice anche nella sua accezione negativa. In realtà vuol dire un'azione volontaria legata a dei progetti molto, molto specifici. Pensate, ad esempio, da questo punto di vista, all'esercito di volontari che ha animato Expo proprio a Milano qualche anno fa, o dei tantissimi giovani che si sono mobilitati proprio in questo terribile periodo che stiamo vivendo per portare un aiuto alle famiglie in difficoltà a causa, insomma, delle ristrettezze economiche o per chi colpite direttamente invece dal virus alle persone più sole. E pensate anche a tutti i giovani che si attivano per animare il proprio quartiere. Si parlava prima di social street, le social street sono uno dei luoghi in cui vivono le nuove esperienze di azione volontaria. Ecco, vorrei anche sfatare un secondo mito, cioè che il volontariato, l'azione volontaria è un gesto di grande altruismo. Attenzione, è ovvio che lo sia, ma oltre a essere mosso da sentimenti altruistici, dobbiamo riconoscere che è mosso da bisogni egoistici e che sono importantissimi, sia chiaro, perché le esperienze di volontariato hanno un risvolto personale in chi in qualche modo lo esercita, e questo è fondamentale perché accresce certamente l'autostima, permette di acquisire competenze in termini sociali, in termini relazionali e anche in termini professionali. A tal proposito, io ricordo un vecchio spot del servizio civile volontario, che non è il tema di cui stiamo parlando, ma che c'entra anche questo tantissimo, che diceva: un'esperienza che cambia la vita, la tua e quella degli altri. Ecco, non c'è niente di più vero perché, appunto, come dicevamo prima, è ovvio che l'azione volontaria anche produce degli effetti, non soltanto per chi in qualche modo la fa, ma anche per quella a cui è diretta, quindi per gli altri. E dirò di più, deve farlo perché deve generare qualcosa, deve produrre un cambiamento, avere una capacità trasformativa, necessita insomma di un protagonismo trasformativo per sé e per gli altri. È come quando si gioca in una squadra ma si fa sempre panchina. Allora l'allenatore ti tiene lì, non è il tuo turno non arriva mai, insomma dopo un po' ti stanchi, inizi a demoralizzarti e allora a quel punto non ti resta che o cambiare squadra o cambiare sport. Chi ve lo dice è un grande esperto, non di sport ma di panchina, insomma, quindi parlo perché so di cosa sto parlando. Ecco, quando si fa sport è inevitabile che si voglia invece in qualche modo giocare, che si ha voglia di sudare, di incidere, di dare il proprio contributo alla propria squadra, di essere protagonisti, e questo ti dà la motivazione per allenarti, per migliorarti, ti fa sentire parte di un gruppo, ti fa sentire parte della tua squadra. E qual è la squadra per la quale giochiamo con la nostra azione volontaria?
affrontare appunto la comunità. La seconda parola di cui mi è stato chiesto appunto di parlare in questo binomio. E con la nostra azione volontaria decidiamo di giocare per la comunità, di spenderci per la comunità, di farla migliorare. In qualche modo di farla progredire, di aiutarla a vincere. E quando parliamo di comunità territoriali, a prescindere da quelli che possono essere i confini a cui ci riferiamo, perché io posso svolgere la mia azione volontaria per il mio condominio, per il mio quartiere, per la mia città, la mia nazione, ma anche per il mondo intero. Pensate alle grandi organizzazioni internazionali, oppure posso rivolgermi a comunità valoriali, cioè comunità con le quali condivido alcuni valori, oppure attraverso le quali voglio promuovere alcuni valori che sono i miei perché diventino quelli di tutti. E pensate in questo caso al volontariato partitico, al volontariato religioso, al volontariato in generale associativo. Insomma, volontariato e comunità sono due parole il cui legame è imprescindibile. In conclusione, vorrei lasciarvi così, dicendo che non esiste volontariato senza comunità per la quale e nella quale agire, e non può esistere, o meglio, direi non può resistere comunità senza il protagonismo di chi si impegna per essa, per il suo progresso e quindi per il suo futuro. Grazie.